Buonasera a tutti, bentrovati alle degustazioni dalle ore 17, sempre con la guida ai vini di Veronelli 2010. Oggi vi porto a Barolo perché vi voglio far conoscere l'azienda Brick Cenciurio, un nome singolare che prende origine da una località di Castellinaldo. Castellinaldo è nel Roero, ma poi questa azienda si è voluta specializzare più nei vini albesi piuttosto che in quelli del Roero, e quindi come prima cosa si è trovata una bella vigna in quella di Barolo per produrre appunto Barolo. Ed ecco quindi che nasce questo Barolo che si chiama Costa delle Rose ed è appunto il nome del vigneto che è posto nel comune di Barolo e quindi appartiene all'unità territoriale, all'unità di produzione di Barolo, vale a dire un suolo costituito da marne di Sant'Agata fossili, con argille siltose e degli strati di sabbia, sabbia grigio-bruna, che caratterizza proprio un po' questi colori di queste terre, di questa zona. Le sabbie e le argille si mischiano un pochettino a strati, dando vita a dei suoli molto ricchi, molto complessi, che danno un notevole spessore ai vini che si producono in questa zona, con una tannicità piuttosto fine, piuttosto elegante. Ma eccolo qua, il Barolo Costa delle Rose 2004 di Brick Cenciurio. È una piccola azienda Brick Cenciurio, ormai ha circa una dozzina di ettari di vigneto, praticamente della famiglia di Fiorella Sacchetto Pittatore, che è arrivata a gestire questa azienda con una, come dire, un'impronta qualitativa piuttosto accentuata. Poca produzione, ma appunto bottiglie di buona qualità, e in questo senso si sono sempre mossi bene, cercando sempre di valorizzare molto il lavoro della vigna e naturalmente la dura selezione che anche in cantina va fatta per riuscire ad ottenere tutti gli anni dei vini di buona qualità. Tappo, va bene? Eccolo qua, Barolo 2004. Costa di Rose. Ah, bellissimo il colore che ha tenuto benissimo questa bella tonalità rubino-granata, ma già di una buona intensità, di una buona profondità. Un colore davvero molto molto bello, vivo e allegro. Ottimo, ottimo punto di partenza per la degustazione. Un bel colore già mette subito di buon umore, diciamo. E poi buonissimo il profumo che parte con una nota floreale nettissima. Siamo proprio nel cuore dell'unità di Barolo, quindi qui è, come dire, siamo quasi ai confini con la Mussia, quindi qui diciamo che è proprio il centro dell'area floreale del Barolo, dove appunto nascono i vini più floreali, più fini e più eleganti. Subito questo profumo così fine, così dolce, così carezzevole, che porta poi tutta la serie di note fruttate, di note speziate, di note di camino, di note di lampone, di note di tabacco, di note di tartufo, davvero molto molto buono, molto ampio, molto composito. Su tutto appunto però c'è questo tocco floreale davvero di ottima eleganza. Ottima anche la sensazione gustativa, un vino giovane che ha ancora tanto da esprimere, ma che ha già un notevole potenziale di maturità, di finezza e di eleganza. Il sapore quindi è già bello pieno, morbido, bello maturo, e la tannicità si distende bene sul palato, dando una sensazione molto vivace, molto briosa, di questo tannino che, come dire, muove un pochettino la bocca, la solletica, ma un tannino molto fine, molto minuto, come appunto il tannino della zona di Barolo. Quindi un tannino fine, sottile, che appare già più pronto di quanto non possa essere in realtà. Ma tanto è carezzevole, tanto è minuta la sua trama, che dà subito un'impressione di grande morbidezza e di buona maturità. Ma è certamente un vino che potrà svilupparsi molto nel tempo e dando risultati molto buoni, perché appunto questa sua già eleganza di fondo aumenterà sempre di più, dando quindi delle sensazioni ancora più fine, ancora più morbide, ancora più eleganti. È una bottiglia quindi da attendere ancora un pochettino,
se l'avete o se la trovate, tenetela in cantina per un po' di tempo, perché certamente è un vino destinato a migliorare nel tempo, un vino che già si esprime molto bene naturalmente, e quindi se proprio avete volontà di berlo naturalmente non ve ne pentirete, ma certamente chi lo saprà attendere troverà maggior qualità, maggior soddisfazione. Io faccio i complimenti naturalmente a Fiorella Sacchetto Pittatore per questo buon Barolo, Costa di Rose del 2004, a tutti voi naturalmente l'augurio di una buona serata e l'arrivederci alla prossima settimana.